Stefano Bettarini non è riuscito a trattenersi, sfogando la sua ira su Instagram contro il Grande Fratello VIP. Molti ricorderanno che Bettarini, in una precedente edizione del reality, fu squalificato, senza aver avuto più la possibilità di ritornare in studio, opportunità concessa, invece, a Ginevra Lamborghini, dopo la squalifica. Quest'ultima, infatti, ha messo piede nuovamente nello studio del GF VIP, come ospite, avendo avuto persino l'opportunità di interagire con Antonino Spinalbese, con il quale è nato un feeling nella casa di Cinecittà, oltre che con Antonella Fiordelisi e Doriana Marzoli. Tutto ciò ha infastidito enormemente Stefano Bettarini, che è andato in escandescenze sui social, dopo aver assistito al ritorno della Lamborghini, nella puntata del 28 novembre 2022. Questo è un ulteriore affondo. La produzione e il Grande Fratello VIP si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha promosso più volte. Ha tuonato Stefano Bettarini, riferendosi chiaramente alla squalifica della Lamborghini, che avrebbe legittimato indirettamente il bullismo durante il famoso caso Bellavia. Ciò, a suo tempo, fu sottolineato anche dal conduttore Alfonso Signorini che, però, ha riaccolto Ginevra Lamborghini in studio, diversamente da quanto è stato fatto con Bettarini, reo di aver pronunciato frasi scomode. Insomma, a Stefano tale disparità di trattamento non è andata giù, al punto tale che ha deciso di sfogarsi sui social. Vediamo quali sono state le affermazioni dell'ex marito di Simona Ventura. Stefano Bettarini infuriato contro la produzione del GF VIP, e un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Stefano Bettarini, pur non avendo nulla di personale contro Ginevra Lamborghini, ha dichiarato, questo è un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l'ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi. Due pesi e due misure. Stefano Bettarini non è riuscito a spiegarsi come mai, in passato, gli squalificati venissero definitivamente allontanati dal programma, mentre ora sembra che le regole siano cambiate all'improvviso con il rientro di Ginevra Lamborghini. Quest'ultima ha affermato che Marco Bellaviaz avrebbe dovuto ricevere atti di bullismo, legittimandoli indirettamente, ragion per cui è stata squalificata, per poi ritornare in studio. A questo punto, può anche darsi che Stefano Bettarini, dopo lo sfogo, riceva spiegazioni da parte della produzione del Grande Fratello VIP, alla quale ha rivolto le sue critiche. Leggi anche, clamoroso al GF VIP 7, il vippone apre la porta rossa e va. Concorrenti sotto shock.